Spirito Santo, converti il mio cuore. Parlami, Signore, ti ascolto. Cristo è risorto, buona giornata carissimi amici. Leggiamo il Vangelo secondo Matteo, capitolo 11, dal versetto 20 al 24. In quel tempo Gesù si mise a rimproverare le città nelle quali era avvenuta la maggior parte dei suoi prodigi, perché non si erano convertite. Guai a te, Corasin, guai a te, Betsaida, perché se a Tiro e a Sidone fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a voi, già da tempo esse, vestite di sacco e cosparse di cenere, si sarebbero convertite. Ebbene, io vi dico, nel giorno del giudizio, Tiro e Sidone saranno trattate meno duramente di voi, e tu, Cafarnao, sarai forse innalzata fino al cielo? Fino agli inferi precipiterai, perché se a Sodoma fossero avvenuti i prodigi che ci sono stati in mezzo a te, oggi essa esisterebbe ancora. Ebbene io vi dico, nel giorno del giudizio, la terra di Sodoma sarà trattata meno duramente di te. Amen. Carissimi amici, oggi in questo capitolo undicesimo troviamo un rimprovero da parte di Gesù alle persone nelle città di Corasin, di Betsaida e di Cafarnao, che di fronte a quello che lui stesso aveva fatto, aveva predicato e aveva compiuto segni, prodigi e miracoli, essi non si erano convertiti. Quante volte ciò accade nelle nostre vite, nella nostra generazione, anche al tempo di oggi? Ci sono molti segni da parte di Dio. Dio molto spesso ci aiuta, interviene, lo invochiamo. Abbiamo fatto questa esperienza, ma malgrado ciò, noi siamo infedeli. Malgrado ciò, continuiamo a vivere secondo i nostri pensieri. Questo è ciò che è accaduto al tempo della predicazione di Gesù in Galilea. Pensate a Cafarnao, quanti miracoli, quanti segni Gesù aveva dato. Aveva scelto quella città di Cafarnao, lungo il mare, di pescatori, di persone che frequentavano il Tempio, pregavano la legge, aveva annunciato la novità del Regno di Dio, presente in mezzo a loro, attraverso la sua predicazione, la sua presenza, miracoli, liberazioni, eppure non hanno creduto. Eppure sono rimasti freddi, gelidi. Gesù dice, Tiro e Sidone, che sono delle città, nei tempi antichi biblici, che avevano esercitato l'empietà, cioè l'abbandono nei confronti di Dio nella dissolutezza umana. Dice, loro che non hanno visto le cose che tu hai visto, Corasin, Betsaida, Cafarnao, saranno trattate meno duramente. Il Signore oggi non ci vuole rimproverare, il Signore oggi ci vuol far comprendere che siamo nel tempo messianico. Ci vuole aprire gli occhi. Sapete quante persone, per il fatto che ormai sono passati 2000 anni dalla venuta di Gesù, dicono, ecco, non era Dio, ecco, non era il tempo giusto, la scienza è arrivata a livelli attraverso i quali non abbiamo più bisogno di Dio, di questa ideologia dei preti, della Chiesa. Stacchiamoci da tutto questo, facciamo da soli, vedete. In realtà, cari amici, non ci si rende conto che con tutta la scienza che abbiamo, la morte nessuno la può sconfiggere. Forse possiamo allungare la vita, però, come dicono i salmi, il mio rifugio è in Dio. E Cristo ha vinto la morte. L'uomo non la vincerà mai la morte.
Ecco perché oggi il Signore ci spinge a credere in Lui. A volte noi diciamo: se tu compissi un miracolo nella mia vita, io crederò. Ma non è così. Lo vediamo qui a Cafarnao. Gesù aveva guarito, aveva liberato, i farisei si erano induriti ancora di più. La questione è quanto tu sei disponibile a lasciarti guidare da Dio, a mettere nelle sue mani le redini della tua vita, a fidarti del progetto che ha per te. Quanto siamo disponibili? A volte noi vogliamo resistere perché abbiamo paura che Dio ci tolga qualcosa, che ci privi di qualche gioia, di qualche pensiero, di qualche progetto nostro futuro. In realtà Dio ci dà molto di più. Allora invochiamo lo Spirito Santo perché il nostro cuore si converta a Lui, alla Sua volontà. Vieni Spirito Santo oggi con la Tua presenza. Riconosco che senza di Te anche io sono come queste città. Di fronte ai segni di Dio non voglio convertirmi. Di fronte al Suo amore io voglio rimanere duro, irrigidito. Spirito Santo, sciogli il mio cuore. Voglio mettere la mia vita nelle Tue mani. Aiutami e concedimi ad essere aperto a quello che Dio vuole fare per me e nella mia vita. E grazie per queste parole che mi aiutano ad accogliere tutti i segni dell'amore e della misericordia di Dio. A Te, Gesù, sia sempre l'onore e la gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Carissimi amici, lo slogan di oggi è una preghiera. Spirito Santo, converti il mio cuore. E vedrete che oggi scioglierà le nostre durezze e resistenze per realizzare la volontà di Dio. Grazie per avermi accolto. Ci vediamo domani. Ciao!